La restaurazione è stata varata con il congresso di Vienna e con tutte le decisioni che lì sono state prese, ma come abbiamo visto la volta scorsa, l'impianto della restaurazione entrò subito in crisi già nel 1820 con le prime rivolte, con i primi morti rivoluzionari, con le società segrete. E però abbiamo anche detto che appunto nel 2021 grandi sommosse in Europa, perfino in Italia, ma poi contrassegnate da un generale fallimento, perché quelle idee, quelle rivoluzioni tentate, abbozzate, poi vennero subito frenate dal potere. Ebbene, ci fu però un'occasione in cui nel 1820-21 e poi in realtà anche negli anni successivi qualcosa andò a segno, cioè una, chiamiamola rivoluzione, anche se oggi vedremo meglio cosa fu, riuscì ad andare a segno. Sto parlando della lotta per l'indipendenza greca. La Grecia, che faceva parte dell'impero ottomano, provò a ribellarsi, provò a conquistare la propria autonomia e, in un percorso anche abbastanza accidentato, alla fine ci riuscì. Oggi ne parliamo, cominciando subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 149esima puntata. La Grecia diventa indipendente. Eccoci di nuovo insieme, ben trovati. Come al solito, 20 minuti dedicati alla storia e dedicata, come stiamo facendo da un po' di tempo, alla storia dell'Ottocento, dell'Europa della Restaurazione, dell'Europa uscita dall'età napoleonica e in cui i grandi poteri, i grandi stati tentano di, come dicevamo più volte, riportare indietro le lancette dell'orologio. Però già l'altra volta abbiamo iniziato a vedere come questo tentativo è tutto sommato velleitario, perché certe spinte, certi stimoli, certe tendenze ormai non le si può più soffocare e quindi moti, rivolte, proteste di vario tipo. Ecco, nel 1820-21, come vi ho detto nella premessa, queste proteste non vanno a buon fine, non vanno a segno, almeno hanno una prima fase di sviluppo, ma poi vengono arrestate, ma c'è un'eccezione. Un caso in cui, appunto, in questi anni qualcosa cambia davvero. E questa eccezione riguarda la Grecia. Bisogna però capirci di cosa stiamo parlando. La Grecia, come paese autonomo, non esisteva ormai da parecchio tempo, nei tempi, direi, di prima dei Romani. Perché? Perché da quando la Grecia era stata conquistata dai Romani, aveva fatto parte dell'Impero Romano, poi dell'Impero Romano d'Oriente e poi infine era stata anche conquistata dagli Ottomani. E dopo la conquista ottomana la Grecia era sempre stata sottomessa appunto a questo grande impero, che aveva avuto anche delle fasi gloriose e importanti, ne abbiamo anche in parte parlato, ma poi questo grande impero nel corso del 700 e inizio 800 aveva iniziato a mostrare dei segni di debolezza, dei segni di difficoltà, che diventeranno via via sempre più grandi nel corso dell'Ottocento. Segni di debolezza che avevano nature molto diverse. Intanto l'impero ottomano aveva un territorio molto ampio che era già di per sé difficile da controllare. E poi proprio nella zona dei Balcani e della Grecia la situazione era particolarmente calda, perché lì c'era anche, in più rispetto alla difficoltà economica, politica, eccetera, in più c'era anche una difficoltà di tipo religioso oltre che etnico. Nel senso che lì, nell'Europa dell'Est, la religione era diversa da quella degli ottomani. Gli ottomani erano ovviamente musulmani, mentre nella zona dei Balcani e della Grecia a dominare era la chiesa cristiana ortodossa. La maggioranza della popolazione era appunto di fede ortodossa. Ovviamente ai cristiani nei Balcani era garantita già da molto tempo la libertà di culto, anzi l'impero ottomano era stato famoso per la sua tolleranza. Ma questa tolleranza era sempre limitata, non è che fosse la tolleranza a cui siamo, tra virgolette, abituati oggi, con mille problemi e mille difficoltà. Perché sì, i cristiani venivano sopportati, ma venivano anche discriminati dal punto di vista sociale ed economico, ad esempio. Solo per fare qualche esempio, i cristiani non potevano diventare proprietari terrieri, perché i feudi erano tutti affidati ai turchi, cioè ai musulmani. E quindi la classe sociale in cui i cristiani erano più presenti era quella dei contadini poveri, anche dei servi della glebe in certi casi. Certo, c'era qualche mercante, c'era qualche burocrate, ma si trattava per lo più di minoranze, mentre la maggioranza appunto della popolazione cristiana occupava i ranghi più bassi della società, della scala sociale. E questo chiaramente creava malcontento, creava rancore anche nei confronti degli ottomani. Quindi era abbastanza scontato che in queste zone
si potessero sviluppare sentimenti nazionalistici, sentimenti che chiedevano indipendenza o autonomia rispetto all'impero ottomano. E all'inizio dell'Ottocento la situazione internazionale da questo punto di vista è abbastanza favorevole. Abbiamo già parlato non a caso di questo spirito nazionale che inizia a diffondersi in tutta Europa e anche di queste società segrete che iniziano a diffondersi in tutta Europa e che alimentano questo spirito nazionale, questo desiderio di indipendenza. Poi bisogna anche ricordare che a livello internazionale quello che è stato deciso a Vienna è che si deve mantenere l'equilibrio in Europa, che si deve mantenere stabilità in Europa. E tutto sommato, vedere l'impero ottomano che entra in crisi può anche preoccupare le grandi potenze europee. Dicevo, l'impero ottomano fa fatica a controllare un territorio così grande e questo in effetti impensierisce alcune potenze, ad esempio l'Austria, ad esempio la Gran Bretagna, sono preoccupate da questo impero ottomano che non sembra più essere il grande impero di un tempo, sembra in procinto quasi di iniziare a perdere dei pezzi, e lo vedremo nell'Ottocento, in effetti questo accadrà. L'impero ottomano inizierà a perdere dei pezzi. E invece se Austria e Gran Bretagna sono preoccupate, sono invece molto interessate la Russia e la Francia, per motivi molto diversi, ma entrambe sperano che la crisi dell'impero ottomano possa volgersi a loro favore. La Russia confina con l'impero ottomano, vorrebbe espandersi dalle parti dell'impero ottomano e vedere che gli ottomani fanno fatica, certo ingolosisce. La Francia è più distante, la Francia è stata per molto tempo un alleato storico dell'impero ottomano, pur nelle differenze religiose, e però adesso vorrebbe, non dico allungare le mani politicamente, ma almeno così economicamente in certe zone controllate dagli ottomani. Lì si può liberare qualche sfera di influenza, diciamola così per usare un termine più moderno, e sia la Russia che la Francia sono interessate a questa sfera di influenza. Insomma, ci sono vari fattori che si sommano. Il desiderio dei cristiani di rivalsa, un nuovo spirito nazionale, la crisi dell'impero ottomano e potenze europee che a volte sono preoccupate da questa crisi, a volte vorrebbero anche approfittarsene. In tutta questa particolare scena politica si inserisce già dal 1815 qualche lotta nei Balcani per l'autonomia. I primi a muoversi sono in realtà i serbi, che appunto nel 15 ottengono con una ribellione un certo statuto autonomo per certi versi, una certa autonomia pur rimanendo dentro all'impero ottomano. Ma appunto nel 21, sull'onda di quello che sta accadendo anche nel resto d'Europa, 1821, la Grecia tenta di fare la stessa cosa, a dare via alla protesta, a dare il via alla, chiamiamola pure, rivoluzione. È una società segreta sulla scorta della carboneria, della massoneria, di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Questa società segreta però è una società segreta particolare, tipica della Grecia, che si chiama Eteria. Intanto, chi costituiva il fulcro di questa Eteria? Chi componeva, chi faceva parte di questa società segreta? Ecco, non c'erano tanto i poveri, le classi più umili di cui parlavamo prima, che costituivano il grosso della società cristiana dell'epoca, quanto piuttosto i borghesi. Vi ho detto, c'era anche qualche mercante che effettivamente era di origine cristiana, poi c'erano anche molti mercanti ebrei nell'impero ottomano, in Grecia in particolare, ma c'erano anche dei mercanti cristiani. Ecco, proprio in buona parte i componenti di questo ceto mercantile borghese che viveva nelle isole dell'Egeo, nelle coste della Grecia e quindi navigava, proprio questo ceto sociale costituisce il nerbo dell'eteria di questa società segreta. E proprio questa classe sociale quindi guida la rivolta, che scoppia sull'onda dell'entusiasmo, ma poi bisogna anche dire non avrebbe di per sé grandi possibilità. In fondo in Grecia si potrebbe benissimo verificare quello che si sta verificando in parallelo anche in Spagna, anche in Italia, cioè un iniziale slancio di protesta, magari il potere costituito che viene preso un po' in contropiede, ma poi magari riorganizzandosi, magari prendendo un po' di tempo, il potere in genere riesce poi a sedare la rivolta, perché in genere questi rivoltosi sono pochi, sono disorganizzati o quantomeno non riescono sempre a coinvolgere il popolo, che invece farebbe la differenza. Quindi anche in Grecia, nonostante l'iniziale slancio, sembra che la situazione possa essere messa rapidamente sotto controllo dagli ottomani. E però c'è una novità, una differenza rispetto a quello che accade nel resto d'Europa, perché abbiamo detto, in Spagna e in Italia l'Europa interviene, la Santa Alleanza interviene per frenare le rivolte, in Grecia no. In Grecia, anzi, mentre gli ottomani mandano l'esercito a reprimere con la forza le varie sollevazioni che si sono verificate,
L'opinione pubblica internazionale, quella francese, quella inglese, quella tedesca, quella russa, iniziano a guardare con grande simpatia quello che sta accadendo in Grecia. E quindi, quasi subito, iniziano a partire dall'Europa tutta una serie di volontari, si parla di migliaia di volontari, che vogliono andare a combattere con i greci per i greci, per aiutare i greci a combattere contro i turchi per la loro indipendenza. Diciamo, non è tanto una guerra santa, potrebbe sembrarla a prima vista, in fondo i greci sono cristiani, combattono contro gli ottomani che sono musulmani. No, non c'è particolarmente questo aspetto religioso. Più che altro c'è invece un amore per la libertà, libertà dei popoli, e c'è un amore anche per la Grecia classica. Siamo a inizio 800, tentiamo anche di collegarci alle grandi direttrici della cultura del tempo, siamo in epoca romantica. Il romanticismo, ricorderete, l'abbiamo visto in vari aspetti qui proprio nel nostro podcast di storia, ma presto lo vedremo anche nel podcast di filosofia. Il romanticismo è segnato da alcuni punti chiave, ad esempio il culto del passato, il culto per lo più del Medioevo, ma anche del passato storico, dell'antichità, delle radici dei popoli e il culto delle nazioni. Ora, sicuramente quella greca è una nazione che non ha granché a che fare con la nazione turca. I turchi sono musulmani, i turchi parlano una lingua diversa, hanno proprio una radice culturale, usi e tradizioni diverse, i greci ne hanno un'altra, i greci parlano greco, sono cristiani, affondano la loro cultura nelle radici della filosofia occidentale, in fondo, no? Che ha poco a che spartire con la tradizione turca. Quindi questa rivolta dei greci è vista davvero con simpatia anche dagli intellettuali europei, che dicono, beh, qua c'è una nazione che ha un suo spirito importante, che affonda le radici addirittura in Platone, Socrate, Aristotele e poi tutti i grandi commediografi e tragediografi, Omero e via discorrendo, e questa nazione vuole una sua indipendenza. Allora perché non aiutarla? Perché non sostenerla noi che siamo amanti della cultura, delle tradizioni, della storia? E in effetti ci sono appunto migliaia di volontari intellettuali che partono per la Grecia. Ne cito un paio giusto per darvi la misura di questa partecipazione. Ad esempio c'è un italiano che è Santorre di Santa Rosa, un nobile e militare piemontese di cui parleremo quando rivedremo questi moti in chiave prettamente italiana, lo citeremo ancora. Lui parte e tra l'altro muore in Grecia, va a combattere per i greci e lì muore. Ma non è l'unico, c'è anche Lord Byron, nome che forse avrete sentito nominare più volte. Lord Byron, grandissimo poeta romantico inglese, uno dei due più grandi o tre più grandi poeti romantici inglesi, insieme a Wordsworth e a Coleridge e pochi altri. Ecco, Lord Byron, che è un giovane anche, ma una personalità avventurosa, in Italia è famoso anche per le sue scorribande in Liguria, le grotte a lui dedicate perché era un abile nuotatore. Questo Byron parte anche lui per la Grecia, vuole andare a combattere per i greci. Lui è inglese, non c'entra proprio niente con la Grecia, non c'entra niente con l'impero ottomano, ma questo spirito nazionale, questa quasi primavera dei popoli, sarà chiamata così nel 1848, ma già si respira qualcosa di questo tipo, questa lotta per la libertà, per la storia, per l'indipendenza, lo coinvolge. Lui parte per la Grecia e anche lui muore in Grecia, proprio combattendo per l'indipendenza. Insomma, c'è un grande entusiasmo che inizialmente prende soprattutto gli intellettuali, gli uomini di cultura, i poeti e cose di questo genere, ma poi ovviamente si riflette anche sugli stati, perché a un certo punto anche gli stati vengono travolti da questo entusiasmo e dicono, vabbè, se i nostri poeti vanno a combattere per la Grecia, forse anche noi dobbiamo fare qualcosa per aiutare questa Grecia. E in effetti, nel giro di poco tempo, si fanno avanti come protettori, se volete, o come comunque facilitatori della situazione greca, anche importanti stati europei, ad esempio la Russia, ad esempio la Gran Bretagna. Attenzione, Russia e Gran Bretagna sono particolarmente importanti. La Russia perché, vi ho detto, già la Russia guardava con interesse alla crisi dell'impero ottomano e soprattutto vorrebbe la Russia allargare la sua sfera di influenza in tutta l'area dove è diffusa la religione greco-ortodossa. Quindi sicuramente anche verso la Grecia, ma ancora di più verso i Balcani. La Russia si proclama protettrice dei popoli cristiani. In questo momento, d'altronde, vi ricordo che la Santa Alleanza, nata proprio a Vienna, aveva la Russia nel suo baluardo, nel suo baricentro. Quindi da un lato la Russia si fa avanti, dice attenti ottomani, se i greci vogliono l'indipendenza voi dovete dargliela. Per ora si proclama solo protettrice, non interviene nel conflitto, però è già una mossa importante. Gran Bretagna, idem, la Gran Bretagna da questo momento in poi sarà una grande alleata della Grecia. Già la partenza di Byron ne è un esempio, ma la Gran Bretagna ha tutto l'interesse a che la Grecia
sia indipendente e amica del Regno Unito, perché il Regno Unito, con i suoi interessi nel Mediterraneo, con l'Egitto e il canale di Suez, che verrà costruito poco dopo, e tutti i traffici commerciali, ha tutto l'interesse ad avere dei porti nella zona del Mediterraneo orientale che siano amichevoli. E quindi anche i porti greci sono molto importanti da questo punto di vista. E la Gran Bretagna dice: anche noi riconosciamo la Grecia come un paese a sé, un paese belligerante, e quindi che ha diritto alla propria indipendenza. Insomma, a un certo punto i turchi, preoccupati dall'intervento di queste grandi potenze straniere e delle loro flotte, che sono importanti, quelle inglesi in particolare, i turchi iniziano a capire che reprimere basta questo movimento indipendentista è difficile, che la guerra si potrebbe anche allargare e che forse bisogna scendere a patti con questi greci, con questa eteria e con i loro alleati. Io ve l'ho fatta anche breve, però in realtà tutta questa situazione va avanti per diversi anni, perché la rivolta era partita nel 1821, ma arriva a compimento solo nel 1829, quindi dopo 8 anni di rivolte, combattimenti, guerre e trattative. 1829 però c'è la pace definitiva, che è la pace di Adrianopoli, importante, che sancisce la nascita della Grecia. La Grecia indipendente, per la prima volta dai tempi, come vi ricordavo prima, dell'impero romano, la Grecia torna a essere uno stato a sé. Attenzione però, non è esattamente la Grecia che conosciamo oggi. La Grecia che diventa indipendente nel 1829 è più piccola della Grecia attuale, aveva confini abbastanza limitati, più o meno comprendeva l'attuale Peloponneso e l'Attica, poco altro. Però intanto è una Grecia indipendente, un pezzo importante dell'impero ottomano, con tutti i suoi porti, con tutte le sue propaggini nel Mediterraneo, che si stacca. Certo, bisogna capire cosa farne di questa Grecia. La Grecia, come vi dicevo, non è mai stata autonoma se non ai tempi delle poleis, quindi non ha una sua storia, un suo regime, una sua costituzione, un suo re o una famiglia regnante. Che ne facciamo di questa Grecia? Allora lì effettivamente le potenze europee decidono di intervenire loro, dicono: ma aspetta, qua dobbiamo mantenere l'equilibrio in Europa, è vero che abbiamo fatto perdere un pezzo all'impero ottomano, ma bisogna che la situazione si stabilizzi rapidamente. Allora sono proprio le potenze europee, quelle che hanno appoggiato in fondo l'indipendenza greca, alla fine dei conti a decidere. Dicono: intanto bisogna che la Grecia diventi un regno, di repubblica non se ne parla proprio. D'altronde siamo nel clima comunque della restaurazione, in cui quella che è stata la Repubblica Francese viene ancora vista con orrore e preoccupazione, quindi tanto un regno sicuro. Ma poi bisogna anche decidere a chi dare questo regno, chi fare re di Grecia, quando non ci sono famiglie nobili greche che abbiano una tradizione di questo tipo. Allora cosa fanno gli stati europei? Una cosa che vedremo ripetersi anche in altre occasioni. Iniziano a cercare una famiglia europea che abbia dei rapporti di nobiltà, magari imparentata con le famiglie regnanti, ma che non abbia un grande regno a cui offrire la corona greca. Ovviamente si va a cercare in Germania. Perché in Germania? Perché la Germania è divisa in tanti staterelli, ha importanti parentele, importanti rapporti dinastici, ma appunto non c'è un grande stato in Germania unitario, e quindi magari si può offrire la corona a un nobile tedesco. Alla fine viene deciso un rappresentante della casa di Baviera come futuro re di Grecia, gli viene offerta la corona e lui accetta, si trasferisce in Grecia e da lì nasce la Grecia indipendente. Una Grecia che è un regno, una Grecia che è il primo segno di come le lotte per l'indipendenza nazionale possono anche andare a buon fine, quando c'è magari anche una convergenza di interessi internazionali, quando ci sono degli appoggi da paesi più grandi, e che questo spirito nazionale è vero che magari coinvolge per lo più gli intellettuali, per lo più certe classi sociali, non tutte, però in certe situazioni può anche raggiungere il suo scopo. Questo è importante, perché l'Italia, che diventerà indipendente, guardate bene, 40 anni dopo, però in Italia succederà qualcosa del genere. Anche in Italia sarà all'inizio, soprattutto all'inizio, un movimento guidato dall'alto, ma poi la convergenza di interessi internazionali, la spinta e la simpatia di altri paesi aiuteranno l'Italia a raggiungere il suo scopo. Poi le dinamiche saranno anche in parte diverse e le vedremo a suo tempo, ma qualcosa inizia a smuoversi in questa direzione. Ecco, questo era quello che volevo raccontarvi oggi per parlarvi di questa indipendenza greca, delle modalità e degli obiettivi raggiunti dell'eteria e di chi lottava per rendere questo paese uno stato autonomo. Non abbiamo finito ovviamente di parlare di rivolte, di 800, di restaurazione, perché la prossima volta vedremo le rivolte del 1830-1831, almeno a livello europeo. Parleremo molto della Francia e citeremo un altro
stato che diventa indipendente in maniera per certi versi anche simile alla Grecia, magari con meno lotte, il Belgio, e prossima volta ne parliamo. Però per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma vi ricordo anche che su queste stesse piattaforme, se volete, potete anche ascoltare i podcast gemello chiamato Dentro la Filosofia. In più vi ricordo anche che se siete interessati alla storia e alla filosofia di epoche diverse da quelle che stiamo trattando nei podcast, potete cercarmi anche su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scrip. Lì trovate migliaia, ma davvero migliaia, più di 1000 video su ogni fase, epoca e così via. In più vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e tante altre iniziative, libri che leggo, finché vero, cose di questo genere, potete seguirmi, se volete, sui social network, Facebook, Twitter oppure Instagram, dove mi trovate col nickname di Scrip, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale, esce ogni lunedì sera, trovate sull'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì è il mio sito, entrate nell'home page e subito trovate il modo di lasciare la vostra email per ricevere appunto questa newsletter che fa un po' il punto sulle varie cose della settimana. Basta, finito, ci sentiamo presto per parlare ancora dell'Ottocento, in particolare del 1830, e poi per tante altre cose ancora di storia. Ciao, alla prossima!